Bisogna intervenire con una serie di progetti che dobbiamo elaborare insieme all'assessore Bulbarelli, che ringrazio molto per, diciamo, la sua attenzione ai nostri problemi e soprattutto cercando da un lato di ridurre, diciamo così, anche la struttura con un contenimento dei costi e poi cercare anche di cedere il patrimonio che non è essenziale al core aziendale e poi soprattutto rivedere tutte quelle fonti di spesa che non sono essenziali per il buon funzionamento dell'azienda. Quali? E ce ne sono alcune che, per esempio, abbiamo il sistema delle manutenzioni, il sistema per esempio dei condomini misti, nei quali Aler ha aperto a suo tempo lo spazio anche all'inquilinato per la gestione dei condomini, ma che oggi si rivela una misura un po' anacronistica, insomma. Quindi ci sono tante, per esempio i contratti di quartiere, abbiamo tante cose che ci hanno portato a fare delle spese importanti nel passato e adesso rivediamo, perché la prima cosa da fare soprattutto è salvare l'azienda. Presidente, ma se il governo dovesse confermare l'IMU anche per quest'anno. Guardi, per Aler Milano sarebbero effetti molto pesanti. Lei tenga presente che nel 2012 tutto il sistema della tassazione complessiva ha gravato su Aler nella misura di 30 milioni di euro, una cifra molto importante, insomma. Quindi noi contiamo che anche il governo, nel prevedere le forme di tassazione sugli immobili, manlevi le Aler, perché sennò la situazione diventerebbe davvero insostenibile. Ettore Isacchini, presidente dell'Aler di Brescia, Cremona e Mantova. Qual è la principale emergenza per quest'area? Beh, innanzitutto su Mantova e Cremona devo ancora verificarlo perché siamo entrati in carica il 1° di gennaio di quest'anno. Per quanto riguarda l'area, nel suo complesso, l'emergenza sono le lunghe file d'attesa, le liste d'attesa che abbiamo ovunque. Credo che sia un'emergenza generalizzata. Abbiamo le morosità in aumento, abbiamo i nostri inquilini che sono sempre più in difficoltà economica e l'emergenza reale che abbiamo riscontrato negli ultimi anni è che non si è più fatta una politica organica per la casa. Riteniamo che le condizioni di oggi debbano prevedere un intervento massiccio sia in fase di ristrutturazione che di nuovi alloggi. Invece nel Mantovano, soprattutto in seguito al sisma, c'è qualche, diciamo, particolare in più? No, in seguito al sisma ci sono stati dei danni anche ai nostri alloggi, ma su questo la Regione Lombardia e in modo particolare l'assessore Bulbarelli stanno provvedendo e credo che i problemi verranno risolti positivamente. Angelo Sala, che è il presidente delle Aler di Como, Varese, Monza, Brianza e anche Busto Arsizio. Ecco, perché innanzitutto le chiedo Busto Arsizio che non fa provincia, come è mai stato inserito? Ma è perché precedentemente le Aler erano 13 con una suddivisione territoriale prettamente provinciale, salvo appunto la situazione della provincia di Varese che prevedeva sia l'area di Varese come capoluogo che l'area di Busto. Quindi è una situazione che io mi sono trovato in eredità e quindi non c'è una motivazione precisa, è stata fatta a suo tempo, quindi non si sa esattamente la motivazione. Le problematiche principali di quest'area. Ma le problematiche sono un po' quelle simili a tutte quelle Aler lombarde, quindi c'è una forte crescita di richiesta di alloggi, soprattutto anche nelle fasce non prettamente di edilizia popolare, ma anche le fasce medie, diciamo, della cittadinanza. Questo è un dato abbastanza preoccupante che va in proporzione a quella che è la crisi economica. Quindi noi ci troviamo non solamente, diciamo, le fasce che normalmente accedevano alle case popolari, ma anche una fascia intermedia che per problemi di perdita di lavoro e quant'altro non riescono più adesso sul mercato privato. E quindi come pensate di affrontarle queste? È un problema generalizzato, quindi non solamente del nostro territorio. Inevitabilmente bisogna affrontarlo. Innanzitutto la Regione Lombardia sta andando nella direzione di andare a ristrutturare gli edifici esistenti e quindi non più verso nuove costruzioni. Quindi questo potrebbe essere già, ci sono parecchi alloggi in fase di ristrutturazione, quindi la direzione è quella fondamentalmente. Dal punto di vista dell'indebitamento, qual è la situazione di queste aree?
Ma dal punto di vista finanziario non ci sono grosse preoccupazioni. È chiaro che l'aumento di trend della morosità e delle fasce deboli è un aspetto che va tenuto in considerazione. La legge nuova che ha fatto la Regione Lombardia va proprio nella direzione di razionalizzare i costi proprio per andare incontro a quelle che saranno poi le prospettive future economiche. Quindi.